Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, si è svolta un'altra sessione chirurgica del programma socio-sanitario Benessere Uomo, che prevede fra le altre iniziative degli interventi di chirurgia andrologica con impianto di protesi per pazienti affetti da grave disfunzione erettile su base organica. I chirurghi urologi, professor Michele Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia ad Agrigento, e il professor Gabriele Antonini, dell'Università La Sapienza di Roma, sono intervenuti con l'impianto protesico su 3 pazienti. Ascoltiamo dunque gli stessi Ruoppolo, Antonini e poi uno dei 3 pazienti. Continua il nostro progetto qui all'ospedale San Giovanni di Dio, grazie alla possibilità che ci dà il primario e amico Michele Ruoppolo, progetto Uomo in Forma. Oggi abbiamo trattato 3 pazienti con condizioni patologiche di disfunzione erettile, pazienti oncologici, pazienti con curvature importanti del pene, utilizzando un accesso infrapubico mini-invasivo e la tecnica messa a punto negli Stati Uniti dal professor Perito con l'impianto di protesi peniene idrauliche tricomponenti. Io personalmente sono entusiasta di questo percorso, ringrazio ancora una volta il primario Michele Ruoppolo e sono estremamente felice di poter continuare questo percorso per tutti i pazienti che vorranno afferire qui in questo ospedale attrezzatissimo per fare questa chirurgia. Sono pazienti che provengono da altre regioni della Sicilia e dell'Italia, pazienti che hanno affrontato dei disagi, viaggi eccetera, anche in questo periodo che purtroppo è ancora Covid, e che però sono fortemente motivati a fare questo intervento. È importante sottolineare appunto che la motivazione è la cosa importante che spinge il paziente a questo tipo di chirurgia. È una chirurgia che presenta notevoli complessità, ma che comunque appunto in mani esperte si può ritenere completamente scevra da rischi, e che comunque, visto che va a impattare profondamente su quella che è proprio la psiche del paziente, richiede che ci sia una forte motivazione da parte dei pazienti. Noi qui ad Agrigento, ormai grazie alla collaborazione continua col professor Antonino, ormai abbiamo un centro che io, senza peccare di immodestia, posso definire all'avanguardia anche a livello nazionale nella chirurgia andrologica, per cui noi invitiamo pazienti anche di altre latitudini, se hanno necessità, se sono motivati a percorrere questo tipo di strada e quindi ad affrontare questo trattamento, di venire da noi e sicuramente potremo dare una risposta alle loro problematiche di salute. Giuseppe ha effettuato qualche anno fa un intervento di prostatectomia radicale, è molto giovane, da quel momento la sua vita, la sua qualità di vita sessuale è completamente svanita. Ha alterato i rapporti interpersonali, i rapporti familiari. Giuseppe era molto molto motivato a venire fino a qui ad Agrigento a fare l'impianto di protesi. Giuseppe, se ci dai 2 battute velocemente, perché hai fatto questo tipo di scelta? Per ritornare a fare una vita normale, se no era un chiodo fisso che avevo, non mi sentivo più un'altra persona. E il viaggio che ho fatto l'ho fatto veramente perché motivato, molto motivato. Ma sei già contento di quello che sì, sei? Sì, sì, molto contento, ci mancherebbe, no, bene. Contentissimo. Già adesso mi sento un peso in meno, un peso in meno. Se me lo tolgo dalla testa ho risolto non un problema ma di più, bene. Molti più problemi. Perfetto, grazie. Grazie a voi.